L'importanza di donare il sangue, un gesto prezioso per gli altri, ma anche per se stessi. Su queste tematiche e sull'invito a donare alle giovani generazioni si sono svolti due positivi incontri con i ragazzi delle classi quinte delle scuole superiori dell'ISI di Barga. L'ultimo è avvenuto a Barga presso la Sala Colombo con i ragazzi delle quinte di licei e istituto alberghiero. L'incontro, organizzato dal raggruppamento territoriale della Mediavalle del Cerchio e dei donatori di sangue Fratres con il supporto del regionale Fratres, era rivolto appunto ai ragazzi che possono avvicinarsi alle donazioni. Promuoviamo la donazione perché il sangue si sa che non si fa in fabbrica, nei laboratori, ma il sangue si dona. E allora questi ragazzi sono delle quinte, sono ragazzi che hanno delle quinte superiori, che sono ragazzi che hanno 18 anni o compiranno a breve 18 anni e è l'età in cui si può cominciare a donare. Ecco perché facciamo la promozione a queste classi e delle scuole superiori. A parlare con i ragazzi dell'importanza della donazione è stata la dottoressa Antonella Bertelli, ex primario al Santa Maria Annunziata di Firenze. Con lei anche il presidente del territoriale Mediavalle, Giovanni Dinelli. A portare i saluti della comunità e invitare i giovani a donare il sangue anche l'assessore alla scuola del comune di Barga, Lorenzo Tonini. Gli incontri con i ragazzi delle quinte vengono organizzati dai Fratres ogni anno e ogni anno la risposta che viene è importante. Mediamente, su circa 170 ragazzi che ogni anno frequentano le quinte delle scuole dell'ISI di Barga, una settantina tra studenti e docenti poi accettano di partecipare a una giornata di differita, ovvero alle analisi preliminari che si effettuano presso il centro trasfusionale dell'ospedale San Francesco, primo passo che poi porta alla donazione.